Salve a tutti, purtroppo come avete letto dal titolo e come avete visto da quella clip iniziale, il nostro caro plesiosauro è sparito. Ora io non so bene, cioè penso sia per il fatto che non aveva spazio, quel messaggio che veniva sempre, quindi penso che non sia morto tecnicamente perché non è venuto scritto nulla, ero in giro con Firo ad esplorare e ho trovato fra l'altro l'altare di Moltres pure, ero lì per quel motivo, però al ritorno non c'era più, quindi penso sia semplicemente despawnato per motivi di spazio, quindi è stata una cosa molto triste in effetti non rivedere il suo testone. Comunque ora ho intenzione di fare tipo una struttura all'interno del lago, un monumento in memoria tipo. E anche qui, che qui ho rivisto nella clip che ho montato, che questo è il luogo dove ho messo l'uovo. Ci metteremo qualche cosa, un cartello, qualcosa. Va bene, intanto vi faccio vedere il casino che ho trovato in esplorazione. Allora, vada là. Che ho trovato, aspetta. Mi sono segnato alcuni punti. Vabbè, l'altare di Moltres, poi ho trovato un laboratorio accanto a un villaggio, poi un altro laboratorio, ho trovato un monte di laboratori. Qui da recuperare i fossili, insomma. Non sono riuscito a portarli via tutti, quindi devo tornarci. Vediamo, allora. Ma vabbè. Due stack quasi interi di fossili. Dei pistoni dai tempietti. Pietra focaia, un po' di glowstone, pedane, che sono sempre quelle dei templi. Una chic ball. Questo non so cosa sia, boh. Ho trovato una MT. E poi, vabbè, una Premier Ball, polvere, insomma, vari tre diamanti dal villaggio, probabilmente, non me lo ricordo. Poi dai vari laboratori ho raccattato uno Stegosauro, Deinonychus, 5 plesiosauri, ora potremmo fare, li metto tutti in mare, diavolo. Dei Velociraptor. Che i Velociraptor sono particolari, perché a seconda del luogo dove li fai nascere, vengono di colori diversi, tipo, se lo fai nascere sulla neve diventa un velociraptor bianco, tipo una cosa del genere. Bellissimo. Poi un altro easy cosa qui. Pterodattilo, brachiosauri, pietra lunare. E poi addirittura ho sfruttato i Pokémon per tenermi questi oggetti perché non c'era veramente più spazio. Ok, li vado a sistemare ognuno al suo posto. Ok, allora ho visto un po' su internet questo Pottery Shard. In pratica sono frammenti di un ciò che vanno sistemati in alcune posizioni, tipo questo mi dà, cioè oggetti rotti, volute, non so che sia. Tipo questo è un'anfora rotta che insomma si crafta così e poi attraverso un altro strumento della fossil che non ho ancora fatto si può riaggiustare, penso, tipo quando si trovano queste antica spada rotta o l'elmetto, insomma.
utilizzando queste reliquie si possono riparare. Ok, a questo punto io direi di fare una struttura. Ok, ho intenzione di fare, ora si vedrà male, però una torre tipo 3x3, non tanto alta però. Addio a fuoco. Ok, questa è la colonna base. Adesso devo andare a fare una cosa qua. Giù, parcheggiati. Ah, volevo fare. Ok. Ok, a questo punto devo andare un attimo nel Nether per recuperare la terra, cioè la pietra del Nether. Questa qui, insomma, via. Me ne basta poca. Avevo già 8, ma me ne serviva 9, guarda caso. Ok, si mettono tutte così. Che queste si accendono e rimangono accese in eterno. Ecco qua. Poi mettiamo un altro qui. Ecco fatto. Abbiamo reso onore al plesiosauro. Allora, qua ho messo a cuocere questa inferrena per fare i mattoni e voler fare un'altra cosa per abbellire la cima della torre. Già è bellissima così, però, insomma. E nel mentre che aspetto faccio un po' di cose a caso. Olè, una piramide di pietra. Tac. Vediamo un po', a regola si fanno questi blocchi qui. Quattro soli, cazzo. Ok, ce ne vuole un bel po' di più. Vado a recuperarli dal Nether un'altra volta. Ok, ne ho preso un altro bel po'. Ora aspettiamo. Ok, adesso che ce ne ho 6, basta metterli così e ci dà la staccionata di, vabbè, di mattoni degli inferi. Ok, ora me ne servirà un altro po'. Comunque, vediamo un po' come ci sta, eh. Ok, ho messo i primi pezzi, dai, sembrerebbe un po' meglio rispetto a prima. Ma dove sta andando? Mi scusi, c'è un Ponyta, sta andando in cantina, ok. Ok. Olè, la costruzione è terminata. La fiaccola è finita. Ok, almeno possiamo andare anche sotto il cartello. Allora, qua ho cominciato ad allargare per mettere lo brachiosauro. Wow. Ok, qua c'è il nostro Gianfranco. E io direi che per questo episodio è tutto. Durato poco, comunque era dedicato al plesiosauro che non c'è più, purtroppo. Vedremo il da farsi, ho visto di qua c'è tipo un mare aperto, si può chiudere ai lati. E lo ripiazzeremo sicuramente. Anzi, se ne mette 5 tutti insieme. Quindi l'episodio finisce qua e ci vediamo al prossimo appuntamento. Ciao ciao!